Benvenuti in questo nuovo video Roblox. Quest'oggi ci pestiamo di brutto con un sacco di pugni incredibili. Fare ancora il caricamento in questo momento. Esatto, non ci sono. Mappa nello stile di Punch Man Simulator. Come sempre, raga, link in descrizione per giocare le mappe che giochiamo. Così se vi piacciono ve le potete giocare da soli, con i vostri amici, con la vostra famiglia, con i vostri cugini, con i vostri parenti, con i vostri nonni, con i vostri parenti di tutti i tipi. E mi piace un sacco, perché praticamente noi ci alleniamo dando i pugni. Ma facciamo sto tutorial che ci si leva in base a quanto siamo forti coi pugni. Noi spacchiamo i blocchi che sono nello stile di Minecraft, cosa molto carina. Sì, faccio un attimo raga il tutorial. Perché se non ti rimane la scritta, vabbè, ma dice cose abbastanza ovvie. Ho spammato continuo, infatti, puoi far così. Esatto, dai, comunque devo per forza comprare anche il pet. Lasciami vivere un attimino. Compriamo sto pet. Va bene, t'accontento. Ma a me chiedi 100 gemme prima di comprare il pet? Io ne ho 500. Perché? Perché mi ha fatto prendere il daily reward. Dove? Lì, è quella cassa, quella di bronzo. Pensa giornaliera. Che vuoi ancora? Grazie. Ah, lo devo equipaggiare, giusto? Gli animali. Cosa hai trovato? Il bunny. Vediamo. Il cane. Io, raga, quando trovo il cane mi viene un nervoso. Ne prendo un altro, perché alla fine ho 500 gemme, quindi proviamo a prendere gli altri. Il cane, ecco, l'ho trovato pure io. Prendiamo un altro ancora, così proviamo il a vedere gatto. Se troviamo qualcosa. Dice che è raro, ma non è vero. Tu hai trovato subito uno raro col coniglio, comunque. Sì, complimenti. Un altro gatto. Ne possiamo equipaggiare 3, quindi noi ne equipaggeremo proprio 3. Ok, adesso siamo molto più potenti, come potete vedere. Quindi diamo dei pugni incredibili. Bella sta mappa, mi sta divertendo. Ok, sono passato dalla terra alla pietra. Ovviamente la pietra la rompo con più difficoltà, però immagino che mi dia anche più gemmine. Secondo me al momento c'è il risultato adesso, che fastidio. Ma come? Infatti non capivo, cioè, ma che mi è successo? C'è qualcosa invece che possiamo comprare per potenziarci? Che magari non ce l'ha detto, però voglio vedere se c'è qualcosa. Mi sembrerebbe strano. Allora, ci sono dei moltiplicatori di potenza, di gemme e di fortuna, ma costano 1000 gemmine, quindi no. Però c'è anche il negozio. Hanno okay. Il negozio, proprio è il negozio, shop. Sì. Lo shop con i Robux. Abilità, vedi che ci sono delle abilità? Uh-huh. O anche quelle si shoppano. 900 Robux, ragazzi. Ma ragazzi, cioè siete dei... vabbè. No, però aspetta, ci sono anche delle abilità che puoi comprare sempre con le gemmine. Minore 2000 gemmine. Ok, comunque niente che possiamo permetterci. Ben lontani da quello che ci possiamo permettere ora. Ok. E abbiamo anche le aure, che si comprano sempre con le gemmine. Sostanza, sono fondamentali le gemmine. Ok. Cioè si compra tutto con quindi quelle. In realtà è Gemmina Simulator. Sì. Buona. Però l'aura penso che sia fondamentale da prendere, perché costava 1000. Quindi non avendo un prezzo spropositato, penso che bisognerà comprarla. Ok. Allora raga, provo a trovare un pet. Si possono tipo unire crea tutto? Cosa vuol dire? Artigianato 2 di 5, sì, si può fare. Ok, perfetto. Allora, veloci raga, prima che si resetti la zona, manco un minuto. Allora, aure, fatemi vedere. La basic compra 1000. In italiano. Allora, praticamente ti dà 1.5 per sulle gemme, quindi sì, importante. Vedi, sì. Cioè, ci sta, è una situazione utile. E, raga, gira la ruota, yeah, yeah. Vediamo un po'. 2 per gemme per 6 minuti, ma grazie mille. Ma grazie davvero. È già attivo, perfetto, si attiva in automatico. Dove si gira la ruota? Eccola qui. Io non ce l'ho. Tra 13 secondi, perfetto. 10 secondi. Ok. Raga, vi faccio sognare. Oh, adesso. Mamma mia, spacco tutto adesso. Ma che bello! Perché siamo potenti. Esatto, bellissimo. Però, oh, finalmente questi sono veri pugni. Raga, veloci. Bellissima sta mappa. 3, 4, lo so. A parte che è un po' shoppona, però è bella. Ma neanche troppo. No, nel senso, un po' troppo con le gemmine. Però devo dire che già con l'aura va decisamente meglio. Raga, che sfiga, però. Me lo dà sto ultimo cane. Allora, quindi noi facciamo animali, facciamo artigianato per 6. Buono, buono. Ok, not bad. Allora, 2000. Danno per 3. Equipaggio. Io non ce li ho ancora i 2000, come accidente hai fatto a farli? Che hai comprato pure un sacco, li hai comprate? No! Hai comprato le gemme. Però c'ho la pozza del per 2 per 6 minuti. Dov'è la pozza del per 2? L'ho trovata con la ruota. Vediamo se la trovo. Per 2 gemme. Vedi? Ok.
Sei una pagliaccia. Tu sei un pagliaccio. Tu che accusi così a gratis alle persone? Ho detto sciopato perché non è possibile. Oh, raga, ho fatto la combo dei pet più potente che si possa fare. Fere, hai perso. Cioè, mi dispiace. Ma che vuoi? Mi dispiace. Non è una gara, ma chi ti calcola? Ogni volta sei convinto che qualcuno ti stia calcolando, sei paranoico. Mi dispiace dirtelo. Hai fatti appena perso una vita, Steph. Nessuno, raga, ti calcola nelle mappe di Roblox. Sium! Abilità. Allora, siete fortunati che siamo su TPOC e non su 2Players. Non ho altro da dire. Chi vuole capire, capisce. Su TPOCshop.com invece c'è la nuova maglietta con la nuova tazza. Super mega carina. Quindi potete andare nel link in descrizione oppure scrivere TPOCshop.com sul browser. Trovate il nostro shop e c'è la nuova maglietta con la tazza che sono veramente bellissime. Più tutti gli altri prodotti che potete acquistare se volete tipo ordinare e fare una super shoppata perché magari è il vostro compleanno oppure per la promozione. Mamma, ho preso dei bei voti! Spero che avete preso dei bei voti. Quindi comprami tutto! Una roba del genere. Dovrebbe funzionare. Non garantisco. Ho fatto il gatto dorato. Bello. Raga, ma c'è una nuova zona? Perché io vorrei sbloccare una zona. Sì. Grazie. Equipaggia, perfetto. Perché il problema qua è che io adesso ho 16.000 gemme, per cosa le usi? Non lo so, perché i pet costano 100 e abbiamo già comunque una delle combo migliori che si possono fare. Appunto. Non c'è st'altro qua. Cioè, dovrei palesemente andare alla prossima zona per avere i prossimi pet. È chiaro questa cosa, però non so come. La prossima aura costa 50.000, no, ne ho 16.000, non c'è modo. E la prossima abilità costa 50.000, no, ne ho 16.000, non c'è modo. Allora, non è che la zona finisce... Sì, vedi? Vedi? Dezooma tantissimo. Ci sono quasi arrivato, allora. Ok, bisogna arrivare al legno e lì c'è un portale, quindi sicuramente ci sarà la prossima zona. Quando arriviamo al legno, utilizziamo il pugno. Quindi, adesso, usiamo il pugno. Boom. Non ha spaccato neanche un blocco. No, è un disastro, altro che... Però ne abbiamo già rotto 3. Dovrebbero essere tipo 8 blocchi. Questo è il quarto. Cioè, non ce la facciamo questo minimamente. È il quinto. Questo è il sesto. Questo è il settimo. Questo è l'ottavo. Mi stai osservando? Sì, vabbè. Che sono possiamo... No, sono al legno. Però ho finito il mosso. Ok, sono alla nuova zona. Non ci credo. Dobbiamo fare revert. Allora, mi dice che 10.000 c'ha il 42% di discount. Facciamo così alla vecchia maniera, ragazzi, che ve devo dire. Però io sono già 24.000 perché a me è capitato il per 3 potenza. Mi fa piacere per la tua vita. Sì, almeno in uno shop, cioè. Okay. Vediamola così. Allora, io però non faccio il revert, vado lì di fronte perché altrimenti ho paura, che capito, l'infamata. Ci devi arrivare poi, certo, secondo me. Certo, è vero. Quindi mi faccio fregare. Però con Rebert tornerei all'inizio, secondo me. Dici? Sì. Cioè, però... non mi fai una cattiveria del genere. Se lo fai, sei infame. Sì, no, sei proprio una di quelle persone che merita solo cose brutte nella vita. Vediamo, ragazzi. Perché non si può. Ok, non sei tornata all'inizio. Cos'è un accidente di roba? Cosa allora, mi stai chiedendo? Tendenzialmente è un infame a metà. Cioè? Che praticamente devi avere comunque 50.000 forza. Però l'hai resettata. Quindi anche se sei lì... Capito? Insomma, non posso andare alla prossima zona. Riassunto breve. Per chi ci ha seguito poco a Quindi casa. Faccio il revert a caso, non c'è bisogno di star lì davanti. No, è inutile, devi arrivare poi a tot forza, mi pare 50.000. Ok, vabbè, facciamoci sto revert e via, che vi devo dire. Allora, raga, dobbiamo vedere cos'era quello che ci aumenta la forza. L'aura? No, l'aura ci aumenta le gemme. Quindi è l'abilità che ci aumenta il danno. Perfetto. No, sono stato deficiente. Che succede? Sono stupido. Allora. Abilità abbiamo detto 50.000, compra ed equipaggio, perfetto. Questo per tre fortuna potrebbe Laura essere in realtà fortunato perché giunge nel momento in cui noi possiamo andare alla zona di deserto dove sbloccare dei nuovi pet da acquistare. Certo. Cosa che potrebbe giungere ad una conclusione inaspettata, la scelta inaspettata. Volevo dire un'altra parola, mi è riuscita. Non davvero. Che vocabolario, lessico inaudito. Boom. Ma quindi possiamo andare nella prossima zona? Con 50.000, sì. Io ne ho 60.000. Ok, anch'io. Però io a differenza tua, c'ho 26.000 gemme.
Vabbè, io le ho appena spese, le 50.000 per il nuovo potere. 6.000 gemme. Mi dà un fastidio che non te le prende tutte. E ogni volta devi tornare indietro. Buongiorno. Ok, ho finito il tutorial. Il tutorial più lungo della storia dell'umanità. Ok. Mamma mia, che potenza il nuovo potere. Aiuto. Raga, davvero costano solo 1.000 i pet? Vai. E ci abbiamo fortuna 10%. Cioè, tipo per 3, comune. Comunque si può mettere anche il pugno automatico. L'ho messo per sbaglio, ma è comodissimo. Comune. Avete visto, raga, la fortuna per 3? Comune. Funziona, non è scriptato, eh. Comune. È proprio... No, è, cioè, accurato. Comune. 5 di fila. Vai, stiamo adesso, volando. Guarda, se lo prendo io e trovo il raro. Raro, drago. Che percentuale è, raga? Non si capisce una mazza. Perché non mi li sta sbloccando evidenziati? Non funziona nulla. Raro, drago. Che penso sia il 33%, raga. Non illudiamoci. Raro, drago. Poi. Continuiamo. Comune. Per praticamente abbiamo trovato solo i primi due. Cioè, una fortuna proprio. Raro. Vediamo, riusciamo a trovare almeno quello al 14%, ti prego, comune. Quanto costano? 1.000, vai. Ne ho già comprato 10 miliardi. Comune. Bravi, comune. Bravi tutti. Ma ovviamente tutti. Bravi tutti. Comune. Totalmente rotto, raga. Allora, artigianato. Equipaggio al meglio. Questi ne abbiamo 4, ok. Quindi... Comune. Ridicolo. Datemi un draghetto. Comune. Io guarda, li prendo tutti, poi vedo quelli che posso... Proprio fortunata aver trovato la fortuna. Sì, sì. Drago. Quelli che posso unire li unisco, poi basta. Meno male, raga, eh. Comune. Ma quanti mouse ho trovato? Cioè, fammi vedere un attimo, equipaggio al meglio. Guarda i mouse quanti sono. Infatti devi artigianarli. Di artigiano, ecco fatto. Equipaggio al meglio, perfetto. Comune. Allora, ti voglio far vedere continuo io. E ne ho già fatto un artigianato. E comunque io teoricamente dovrei avere la fortuna. Si vede, cioè. Però non ho voglia di comprarne degli altri. Che dici? Mollo così, non ho più voglia. Guarda, io ce li ho incredibili. Ah, sì, tutti i topolini. Da quanti ne hai trovati? Vediamo, magari ne facciamo degli altri. Gatto del deserto. Magari se riusciamo a fare il gatto del deserto, che comunque è raro, tecnicamente, poi da lucido. Shiny, quindi ci fa delle statistiche migliori. Bamba. Boh, proviamo a prenderli. Top, raga. Non posso fare il doppio buff. Epico, gatto del deserto. Quello da 14% di chance. Ne hai comprati 45, però. Per 35, da. Ok. Però, raga, in realtà, se noi facciamo un altro draghetto potenziato, è più forte di questo epico. Quindi, in realtà... Veramente infatti alla fine, guarda, ti conviene spammare, che tanto fai un sacco di gemme e te li unisci tutti e via. E il problema è che i draghi sono molto più potenti quando sono potenziati rispetto al mosse. Ho fatto il drago. Ma io vorrei fare doppio desert drago. Desert cat, io questi cioè, aspetta, draghi. Hai trovato il gatto? Il gatto del deserto? È lucido. È quello epico. È quello epico? Sì, ne ho comprato il doppio di te per trovarlo, infame maledetta. Il gatto del deserto è quello epico? Sì. Ma ne avevo un sacco, l'ho pure fatto dorato. Guarda. No, aspetta, quanto dà? Infatti, vedi, non è normale. Sì, già per 70! Epico! No, raga, ma la fortuna è scam, cioè è la sfortuna. Cioè l'hai data a me. Forse io, io ne ho uno. Io l'ho fatto lucido. Non mi ero neanche accorta perché ne trovavo talmente tanti che mi sembrava assurdo. Facciamo anche questo così. Non sono arrabbiato. No, tranquillo. Lo vuoi un topolino lucido? Te lo posso dare. Scambio, no. Vieni che ti do. Dai, mi avanza, è un peccato, ti do un topolino lucido. Dove sei? Bene, non me faccio nulla, c'ho due draghi lucidi. Non lo vuoi, ma l'altro è il più scarso. No, è il gatto del deserto. E non è meglio il topolino lucido? No, altrimenti ce l'avrei. Guarda che il topolino lucido ti dà il per 4. No, raga, c'è la pozione di fortuna, non l'ha riscato. E comunque, ci fermiamo, bella mappa, molto carina, un pochino lentina, però ci sta, mi sono comunque divertito. Noi ci fermiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!